Ciao a tutti ragazzi, sono Damien e benvenuti in questo nuovo video, primo video della serie di Minecraft Questcraft. Siamo su Minecraft 1.8 e come vedete stavo creando un nuovo mondo. Per chi non avesse mai giocato a Minecraft, questa è l'interfaccia, questa è l'interfaccia base. Noi facciamo single player, create new world e rifacciamo Questcraft. Lasciamo survival, poi abbiamo hardcore, praticamente hardcore se si muove non si può più riniziare, il mondo viene cancellato, creativa si hanno illimitate risorse, si può volare, si distruggono i blocchi istantaneamente. Survival invece bisogna cercare le risorse, craftarle, avere livelli, guarire i fame i vitali, come cazzo si chiama, vita e fame. Facciamo more world options, bonus chest e seed at KB Peniaz. Allora, cheats praticamente si possono cambiare game mode, si può give l'esperienza, ma io lascerò spento. Qua facciamo on, down, create new world. Ora in attesa. Praticamente questa, la Questcraft è una serie dove mi sono posto l'obiettivo, diciamo, di collezionare una gran quantità di oggetti, la maggior parte degli oggetti che ci sono nel gioco. Ora carica il mondo, ok, la nostra cesta lì, un attimo di lag che carica il mondo, ok, molto bene. Qui abbiamo della sono risorse nuove, ah ecco, questo, abbiamo già del pane, molto bene. Allora direi di fare una cosa molto tattica. Noi facciamo finta che non abbiamo questa roba. Facciamo finta che siamo spawnati senza questa roba. La prima cosa da fare in ogni survival è raccogliere una buona quantità, circa 12 pezzi. Ora, tenendo premuto il tasto destro, come vedete ci sono delle linee. Quella è la progressione della rottura del blocco. Quando, come vedete, sarà tutta piena di lineette, il blocco cadrà a terra e andrà nel nostro inventario. Ok, prendiamone ancora un po'. E niente, diciamo che mi sono posto questi obiettivi che devo completare, ovviamente, e devo collezionare ad esempio, non so, tutto. Devo collezionare tutto. Ora rompiamo un altro, dai, già che ci siamo, così magari droppo anche qualche alberello. Ok, ci sono vari tipi di legno, questo è quello più, non è il più scuro, quello penultimo più scuro, vabbè, ma non è una cosa molto importante perché le caratteristiche sono, diciamo, non sono importanti. Ora, la seconda cosa da fare è mettere questi qui e fare delle planks, delle assi. Si fanno mettendo il nostro spruce wood nella crafting table. Facciamo così, teniamo shift più tasto destro. Come vedete ci darà tutto quello che possiamo craftare nel nostro inventario. Ora, con 4 pezzi di qualsiasi legno, quindi questo, questo, quello che volete, ci dà una crafting table. Questo è l'oggetto base di Minecraft. Ora, tasto destro per piazzarla in terra, tasto destro per aprirla, si presenta con questa interfaccia. Qui ci vanno i nostri item, quindi noi in questo caso dovremmo fare un piccone. Mettiamo due stick che si fanno così. Ora si fanno così, li mettiamo qui e poi tre così e otteniamo il nostro wooden pickaxe. È fondamentale, diciamo, perché, no, cioè non diciamo, è fondamentale perché dobbiamo raccogliere della pietra. Raccogliamo della pietra, bastano 3 pezzi, tasto destro, 2 stick e 2 pezzi di cobblestone e otteniamo un piccone di pietra, che io già però lo faccio lo stesso. Ora questo non lo usiamo più perché quello di pietra è più potente, come vedete è un po' più veloce. Dopo abbiamo il piccone di ferro, il piccone di d'oro, il piccone di diamante. Il piccone di diamante è il più forte, il piccone di ferro è, scusate, d'oro è veloce come il diamante ma è debole come il piccone di legno. Il piccone di pietra è un po' più forte di quello di legno, quello di ferro è quello, diciamo, intermedio, che va bene un po' per tutto.
Ora scaviamo un pochino. Ottimo. E torniamo qua. Ci facciamo un'ascia. Ok, e prendiamo ancora un pochino di legno. Come vedete l'ascia è molto più veloce della mano, cioè si rompe molto più velocemente il legno. Ottimo, riprendiamo la nostra crafting table, prendiamo queste torce. Grazie. Qua ci sono degli alberelli, li prendiamo, che tornano sempre utili. Abbiamo 24, direi che può bastare. Ora dobbiamo andare a cercare un posto. Forse l'ho già trovato. Questo pezzo qua mi ispira. Cioè, qua sopra non l'ho visto, però mi sembra un buon posto. Là c'è qualcosa di bello. Sì. No, 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 no. Un bioma ostile, perché che cos'è sta roba? Ah, è pietra. Sembrava qualcosa di strano. È un bioma troppo ostile. Quindi direi di andare giù nella foresta e costruire lì. Questo è carbone. Come vedete, il carbone si presenta con questa interfaccia. Si può rompere solo col piccone di qualsiasi tipo di legno, di pietra, di ferro, d'oro, quel che volete. Perché questa è una risorsa base. Ci servirà per fare le torce, che sono molto importanti. Qua c'è un pollo. Lo accoppiamo. Ci dropperà a volte delle prime, a volte la coscia, a volte tutte e due. Qua ce n'è un altro, no? Sbaglio, no, eccolo qui allora. Grazie. Il cibo è molto importante, perché senza cibo si rischia di morire di fame e la vita non si rigenera. Come vedete ci sono i cuori, che è la nostra vita, e il cibo e queste cosce di pollo, che sono, cioè, il nostro cibo. È fondamentale, perché se il cibo finisce la vita non si rigenera. Come vedete, infatti c'è questo mezzo cuore che manca, che è nero. La vita non si rigenera, e soprattutto se la fame si svuota, la vita inizierà a calare abbastanza velocemente e si può morire di fame. Vediamo se questo posto è buono per costruire. Inizierò con una casettina molto semplice, poi più avanti dovrò fare una stanza abbastanza importante. Ma come vedete ci troppo i fumi. Stavo dicendo che farò una casettina molto, cioè, molto easy all'inizio. Ad esempio, non so se farò un buco o se farò qualcosa di serio. Adesso vedremo comunque con l'andare del gameplay. Come vedete, ho fame e la vita non si rigenera. Non è una bella cosa, perché tra un po' arriverà la notte e di notte ci sono i mostri cattivi che ci vogliono mangiare. Adesso vedete cosa faccio. Vado giù di qua un attimo. Avete sentito quel rumore? Ecco uno scheletro, bastardo. Bisogna ucciderlo perché ci spara e fa del male. Ecco qua uno zombie. Occhio a non farvi colpire da questi, che fanno abbastanza male. Oh shit. Direi che è ora di andare via. No, scherzo. Direi che è ora di raccogliere il ferro. Abbastanza velocemente. Questo è ferro, si presenta con queste macchioline rosa sulla stone. Si rompe col piccone di pietra o più forte, quindi non si può usare il piccone di legno. Questo è ancora carbone, l'avevamo già visto, le macchioline nere. Raccogliamo una buona quantità. E dai, quanto ce n'è? Dai, che arriva la notte, dopo muoio. Con calma, con calma. Adesso ce la facciamo. Dai,
Dopo direi che creerò un altro mondo creativa per vedere un po' gli abbinamenti. Dio santo, ancora ce n'è ancora. Per vedere gli abbinamenti che potrò fare alla casa. E per costruire la casa, ad esempio, abbinamenti, pavimento e bla bla bla. Sì, sono confuso. Per fare, tipo, volevo usare questa qui rossa con il pavimento grigio. Però non rossa così, rossa praticamente sarà tinta unita. Penso che possa essere bella, bisogna provare. Basta carbone, vi prego, basta, 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 basta. Ok, è finito. Penso, boh, non vedo, quindi non lo so dire. Ok, torniamo su. Ah, ancora giorno. Vediamo a che punto è il sole. Il sole è quella cosa quadrata che c'è da qualche parte. Di là, eccolo là, il sole. Più un maialino. Dammi le tue bistecche, grazie. Molto gentile. Ok, allora. Un altro pollo. Non saprei dove fare casa. Di qua mi sembra tutto piano, o sbaglio? Sbaglio. Beh, comunque il piano si battono giù gli alberi. Direi che qua va benissimo. Quindi facciamo crafting table, tasto destro, mettiamo giù, l'apriamo. Facciamo degli sticky. Facciamo una pala. Ok, qua facciamo una zona abbastanza ampia. Così può andare. Come vedete il piccone si è rotto perché qua c'è la barra dell'usura, ma va bene. Allora, vedete che sotto il mio piccone che sto usando c'è una barra verde. Come vedete questa barra si consuma lentamente, ma si consuma. Oh cazzo, che spavento. La crafting table veloce. Non c'ho luce, sì che ce l'ho. Ah, angolo. Allora, facciamo molto velocemente, dopo vi spiego cosa faccio, eh. Ora lo faccio velocemente perché sennò muoio. Ah no, c'ho i panini, c'ho i panini, c'ho i panini. Del culo. Ok. Come vedete ho messo la crafting table e ho fatto una fornace che si fa con 8 pezzi di cobblestone, scusate, messi in questo modo. Ne mettiamo un 2. E sono anche questi qua un elemento base del gioco. Perché sì. Ora facciamo così, tasto destro su questo, mettiamo dentro il raw chicken con del carbone o del legno. Carbone è più efficiente. E qua il ferro. Come vedete il ferro cuoce, qua c'è la barra di progressione. E diventa iron ingot, quindi lingotti di ferro. Sono anche questi qui uno degli elementi base del gioco. Allora, direi che chiudo l'episodio. Per il prossimo episodio pulisco tutto fuori. Magari registro e faccio una cosa veloce, cioè accelero il video dove si vede che pulisco tutto. E niente, vi ringrazio per avermi seguito. Grazie che sbaglio. Spero che la serie vi sia piaciuta. E niente, saprete dire. Grazie a tutti per avermi seguito, datemi tutto, ciao a tutti, wow!